like, tutto ciò che piace. In Corea, inseguendo i segreti della serie TV più vista al mondo, Squid Game, acceleratore inarrestabile di manie collettive, come i costumi cult, richiestissimi per Halloween. In Brasile, per respirare i profumi forti della foresta amazzonica, nelle fotografie di Sebastião Salgado, poeta delle immagini, che racconta un pianeta da salvare. In città, alla scoperta dell'Art Wall, che colora interi quartieri, l'arte a servizio del quotidiano e nuovo strumento di comunicazione. In giro per il mondo, le mete più belle e inaspettate del bel paese, accanto a nuovi orizzonti da scoprire anche all'estero, immaginando una vacanza ormai possibile. Un gioco, 456 concorrenti, una selezione spietata per arrivare al vincitore dell'equivalente di 40 milioni di dollari. Squid Game è la serie coreana prodotta da Netflix con il maggior numero di telespettatori di sempre, oltre 110 milioni. Un fenomeno globale che si muove fra l'entusiasmo planetario e riletture più profonde. Ti coinvolge, ma a volte è violentissimo, e quando ti distacchi da questo contesto, da questa violenza, pensi ai piccoli gesti di gentilezza che ricevi quotidianamente, e credo che alla fine incoraggi le persone a fare qualcosa di gentile per gli altri. Scenografie ipnotiche, grandiose, dai colori pastello e dalle suggestioni infantili. L'aspetto che rende questa serie unica è quanto sia impressionante visivamente. È stupenda da guardare. Ci sono set incredibili, intensi, pieni di colori, e ci sono giochi innocenti da bambini. Nelle scene in cui dovevamo vincere un gioco per la sopravvivenza, in una scenografia quasi innocente, ognuno aveva come la sensazione di trovarsi dentro un'opera di arte concettuale. Complice anche una regia raffinatissima, quasi hitchcockiana. Attira lo spettatore in un vortice che genera fenomeni di entusiasmo collettivo. Dalla mania per le tute dei concorrenti, il vestito della bambola 1-2-3 stella o le maschere di sorveglianti e organizzatori, già costumi cult per la festa di Halloween di domani sera. E poi i biscottini al caramello da preparare in casa, le slip-on bianche schizzate nelle vendite o i bigliettini usati nella serie e distribuiti a Roma da un'agenzia immobiliare in cerca di personale. Squid Game è diventata una serie di grandissimo successo anche grazie ai social media e al passaparola. Credo che in questo caso un ruolo determinante l'abbia avuto TikTok. Credo sia stato cruciale per il successo. Squid Game è stato un trend su TikTok fin dall'inizio. In questo caso la serie è diventata interattiva e le persone partecipano da casa. Un'onda coreana che attraversa tutto il pianeta. 9 anni fa il tormentone di Gangnam Style, primo esordio mondiale della K-pop, la musica popolare della Corea, studiata dalla Business School di Harvard, oggi rappresentata globalmente dai BTS, boy band idolatrata, fino a Parasite, il film del regista Bong Joon-ho, che 2 anni fa ha collezionato 4 Oscar. L'Art Wall, l'evoluzione verticale della street art, sorprende in città, di quartiere in quartiere. A Milano, nello spirito di riqualificazione interpretato perfettamente dall'opera Porta Romana Bella, una mano si staglia verso l'alto, fra fiori colorati, quasi inneggiando ad una città nuova, riletta dall'arte. Un flusso che arriva fino a Taranto, ultimo grande palcoscenico. 16 artisti internazionali hanno lavorato, sospesi nel vuoto, per trasformare i muri anonimi di interi quartieri popolari in opere colorate, giocose e tecnicamente sorprendenti. Un progetto trust dedicato alla città, coniugato al femminile e al maschile, in una parità di genere che arriva fino alla dimensione cittadina. La bellezza attraversa con uguale attenzione e presenza strade, quartieri, persone.
fino alla tridimensionalità che si sposa con il brand. È l'ulteriore evoluzione dell'art wall che nomi importanti della moda hanno voluto tradurre in incursioni nella vitalità delle città. Gucci dal 2017 racconta il proprio immaginario a Milano, partendo da Corso Garibaldi, colorando muri e palazzi. Un nuovo modo di comunicare voluto dal direttore creativo Alessandro Michele, lanciato in contemporanea con New York. Come un continuo cambio stagione affidato ad artisti diversi che rinnova lo scenario del quotidiano. Nell'ultima Milano Fashion Week, Prada ha trasferito parte della collezione sui palazzi. Un altro salto di comunicazione. Un tessuto pensato per sfilare si è trasformato e ha vestito Palazzo Spallanzani, regalando la sensazione quasi tattile di una materia nuova che avvolge le facciate. Fino alle finestre ondeggianti di Palazzo Maiocchi, sempre a Milano, nel dipinto ispirato all'architetto spagnolo Gaudí, maestro di geometrie fluide. The Vision è un'opera dell'artista pugliese Cheone, parte di Street Art Store, il team di Mural Advertising, la pubblicità di strada che vuole affascinare anche alzando lo sguardo in città. Un'immersione nella foresta amazzonica, un viaggio nel cuore verde del Brasile, messo sempre più in pericolo dai cambiamenti climatici, incendi, deforestazioni. Ha un valore artistico, politico, sentimentale, la mostra Amazzonia di Sebastião Salgado, brasiliano trapiantato a Parigi, uno dei più grandi fotoreporter dei nostri tempi. Un umanista da sempre attento a raccontare la terra e la sua maestosità, le mutazioni, la fragilità di comunità indios a rischio di estinzione. Per la prima volta in Italia, ospitata al Museo Maxi di Roma fino al 13 febbraio prossimo, Amazzonia si presenta così come un grande progetto di sensibilizzazione ecologica e protezione dell'ecosistema, narrato attraverso 200 fotografie in bianco e nero, realizzate da Salgado nel corso degli ultimi 6 anni. Un progetto che è stato composto a pezzi. Ho realizzato 48 reportage in Amazzonia, facendo delle edizioni parziali per essere sicuri che si andasse nella direzione che corrispondeva all'idea del progetto. Certaine direction qui correspondait à la conception du travail. L'emarginazione delle comunità indigene, il delicato e potente equilibrio della natura, con la sua forza e la bellezza a rischio, divengono percorso immersivo, accompagnato dalla musica di Jean-Michel Jarre, attraverso gli scatti selezionati da Leila Salgado, compagna di cuore e di lavoro del fotografo brasiliano. Nel corso dei suoi articolati progetti fotografici, ha attraversato oltre 100 nazioni per dare voce e valore alle terre da narrare e difendere, come la sua Amazzonia. Un point sociale, un point. Un punto di vista sociale, un punto di vista politico, un punto di vista etico dell'Amazzonia. Ciò che io e lei la presentiamo è la nostra idea dell'Amazzonia, che è la parte essenziale da capire per chiunque venga a visitare la mostra. Essenziale che le gens che viennent ici ils le comprennent. Ogni gioiello è una piccola scultura, un'opera d'arte artigiana. In un paese della costa ligure, San Bartolomeo a Mare, un'azienda da quasi 25 anni unisce talento e professionalità per dare vita ad oggetti magici. I punti di forza sono una lavorazione prettamente italiana, con la fabbrica che abbiamo qui dentro l'azienda, con i migliori orafi oggi sul mercato, con una esperienza ventennale. Comporre e personalizzare. Donna Oro Elements è il bracciale unico al mondo in oro 18 carati e pietre preziose, per diventare protagonisti della creazione di un gioiello che si adatta ad ogni momento della giornata. 5 anni fa è nato il brand Element, che oggi è presente in 500 punti vendita in Italia,
È un prodotto che è componibile con oro e diamanti, è unico al mondo, è, come dicevo, è presente in 400-500 punti vendita in Italia e almeno altrettanti punti vendita nel resto del mondo. Donna Oro continua ad evolversi. Parola d'ordine oggi, comunicare. Una nuova user experience sul sito con un'area dedicata ai clienti e soprattutto il magazine. Il magazine serve per stare più vicino ai clienti e dato che questo magazine viene inviato a tutte le gioielliere d'Italia per far capire quello che facciamo noi, per poi selezionarne i migliori per servirli. Uno strumento di lifestyle, moda, viaggi e tempo libero si affianca a gioielli con un'impronta unica, dal gusto tutto italiano. In un viaggio che parte dall'estremo nord Italia, passando per il centro, scendendo al sud, si riscopre un paese che ha ancora tanta storia e tanta bellezza inaspettata da svelare. Il TTG Travel Experience di Rimini ha regalato finalmente in presenza l'opportunità di scoprire un'Italia diversa. La regione Piemonte ha un'offerta vastissima, per cui ce n'è per tutti i gusti. Sicuramente il 2022 sarà un anno straordinario, quindi per gli amanti dello sport abbiamo moltissimi eventi internazionali, dalle ATP di tennis a molti altri campionati mondiali ed europei che si terranno nel territorio piemontese. Abbiamo un territorio che, diciamo, scorre dai 400 metri della bassa valle del fondovalle fino ai 4800 metri del Monte Bianco, quindi possiamo trovare qualunque tipo di offerta. La Valle d'Aosta, piccolo tesoro di montagne e vallate che si alternano senza sosta, trasformandosi nei colori e nel paesaggio di stagione in stagione. E il Piemonte, fra tartufi, vigneti, le Alpi, tante occasioni sportive e una tradizione culinaria antica. Un'incursione al centro, passando per le Marche, attraversando i Monti Sibillini, Senigallia e San Benedetto, fino al mare incantato del Conero. Dal turismo dei prossimi mesi mi aspetto sicuramente continuità e soprattutto la capacità di riscoprire tutto quel patrimonio che finora era rimasto un po' nascosto, sommerso, perché il turismo internazionale magari tendeva a penalizzarlo. Arrivando al sud si scoprono realtà nuove dalle pieghe inaspettate. In Basilicata, accanto a Matera, città delle meraviglie, che ha incantato il mondo come capitale europea della cultura nel 2020, si possono vivere momenti unici. Capacità di offrire esperienze adrenaliniche come il volo dell'angelo, come il ponte tibetano più lungo del mondo a Castel Saraceno, immersi in contesti paesaggistici e aree protette di una bellezza incontaminata. Direi di aprire quello scrigno delle aree interne, dove ci sono dei posti poco conosciuti, ma che hanno una grande vocazione e delle grandi potenzialità turistiche. Facendo un excursus si parte dal Cilento per toccare le aree interne del Beneventano, dell'Avellinese, per defluire dolcemente a quelle che sono le aree, anche il litorale domizio. La Campania, oltre la costa più bella del mondo, quella amalfitana, il Golfo di Napoli o il fascino di Pompei. Una piccola degustazione di eccellenze che ha avuto a Rimini l'opportunità di raccogliersi e di offrirsi al mondo. E che le fiere sono uno strumento indispensabile per la promozione delle nostre attività economiche, del sistema produttivo italiano che per larga parte è concentrato sull'utilizzo di questo miracolo economico produttivo rappresentato dal nostro settore del Made in Italy in buona sostanza. Ancora viaggi, tecnologia, salute e innovazione. Like torna tra poco. Hey, 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 hey.
L'aria nuova, fresca, che iniziamo a respirare senza restrizioni, apre l'orizzonte al mondo dei viaggi all'estero, vissuto finora con qualche difficoltà, fra protocolli di sicurezza e un entusiasmo che si affaccia alla vita sempre più prepotentemente. A poco più di un mese da Natale si può iniziare a preparare la valigia e programmare una vacanza anche fuori Italia. Quest'anno siamo certi di poter riprogrammare il nostro famoso appuntamento del Capodanno a Barcellona. Ci sono timidi segnali e ci sono tante richieste da parte degli operatori che appunto si avvicinano nuovamente a questa destinazione. Le mete che consigliamo attualmente sono le mete di destinazione nordica. Le nostre mete sono normalmente Rovaniemi, il mondo di Babbo Natale, e Tromso con l'aurora boreale. Destinazione Dubai. La città dei grattacieli ospita con un anno di ritardo l'Expo 2020, fra il lusso esibito e il fascino della città del futuro. Se devo dare un suggerimento per una meta speciale, suggerirei di andare a Dubai. Dico Dubai perché la destinazione è particolarmente piacevole da fare d'inverno, un clima perfetto, ma anche perché a Dubai quest'anno ci sarà anche Expo. Mare da una parte, deserto all'interno, nel cuore degli Emirati Arabi. Mete sempre più raggiungibili in un sistema di trasporti che torna ad offrire nuove proposte al TTG Travel Experience di Rimini. Logicamente l'aeroporto di Forlì serve le destinazioni domestiche, le capitali europee e l'est Europa. Insieme ai nostri partner, compagnie aeree basate, stiamo lavorando per la prossima stagione estiva per offrire nuove mete e per connettersi con l'hub di Monaco attraverso Monaco tutto il mondo. In sicurezza, ma nuovamente in viaggio. Un'intera penisola per provare la nuova Suzuki GSX S1000 GT. È partito il Premier Show che offrirà agli appassionati di due ruote la possibilità di testare le performance sportive e il comfort di marcia direttamente dalla sella, in 37 appuntamenti già programmati da nord a sud. Tre colori, nero Dubai, blu Miami e blu Los Angeles. Una posizione di guida comoda e al tempo stesso attiva, che permette al pilota un controllo totale in città e fra le curve. Un design innovativo, ispirato ai jet da combattimento. Fari a LED compatti e luminosi, in un'aerodinamica risultato di lunghi collaudi in galleria del vento. Una strumentazione digitale a colori che può essere collegata allo smartphone e permette di accedere ai contatti, alle mappe, alla musica, alle funzioni del telefono anche durante la guida. E un acceleratore elettronico, ride-by-wire, sensibile e reattivo. Due borse laterali di serie facili da smontare per una Grand Tourer nuova, super tecnologica, sul mercato dai primi di dicembre. Il 1 ottobre del 1990 fu dato ufficialmente il via al progetto Genoma Umano e fu subito evidente che lo studio del nostro DNA avrebbe rivoluzionato la storia della medicina. Dopo oltre 30 anni, quella che sembrava fantascienza è divenuta una realtà che sta cambiando la diagnosi e la cura di molte malattie, prima fra tutte il cancro e in particolare il tumore del polmone. In effetti il tumore del polmone è diventato l'esempio della medicina di precisione in oncologia e oggi riusciamo a dire ad un paziente: lei ha un tumore del polmone, ma diciamo di più, le alterazioni genetiche che vengono identificate sullo stesso materiale che porta alla diagnosi ci consentono di prescrivere una terapia personalizzata. Questo vale per sigle strane come GFR, ALK, ROS1. Ci sono poi altre alterazioni molecolari che vengono
ricercate in maniera agnostica, il che significa che sono presenti nel tumore del polmone, in altri tipi di tumore, indipendentemente dalla patologia di partenza, come per esempio NTRK. Questo è sicuramente un vantaggio perché consentono davvero di disegnare la terapia su un paziente come se fosse un vestito di sartoria. Anche se la ricerca ha fatto passi da gigante, il tumore del polmone è ancora considerato un big killer in oncologia. È quindi importante continuare a fare informazione e prevenzione. Nascono per questo le campagne Tratti di Respiro, una collana digitale illustrata, e Neopieni Polmoni, una campagna social e non solo, per coinvolgere anche i giovani, realizzate entrambe con il patrocinio di Valce. È importante continuare a dare l'informazione e si può fare in diversi modi, per esempio è adesso in corso la campagna Tratti di Respiro che con interviste fatte a pazienti, a caregiver, quindi a persone che seguono questi pazienti e a medici, dà una rappresentazione grafica della malattia e quindi ci consente di capire meglio tutte le sue caratteristiche. Questa campagna fa staffetta con un'altra che inizierà nel mese di novembre, che si chiama Neopieni Polmoni, fatta di podcast, fatta di informazione attraverso i social, attraverso influencer, per arrivare a tutti, ad un pubblico adulto, di giovani e anche ai medici di medicina generale. Le ricerche sulle conseguenze della pandemia indicano un aumento delle disuguaglianze, un problema che riguarda non solo i paesi in via di sviluppo, ma anche l'Occidente. Secondo uno studio di McKinsey, le donne, pur rappresentando il 39% dell'occupazione globale, costituiscono il 54% dei posti di lavoro persi nell'ultimo anno e mezzo. Numeri preoccupanti che impongono interventi radicali, come sottolinea Paolo Paschetta, Country Head Italia di Pictet Asset Management. Il Covid-19 ha reso evidente come quello delle disuguaglianze sia un tema non solo sociologico, ma anche economico e finanziario, tanto da diventare una priorità per molti governi. Al di là degli interventi per affrontare le emergenze, occorre attivarsi per dare vita a un nuovo modello di sviluppo più inclusivo. Ed è necessario rafforzare l'educazione e la formazione per favorire scelte di vita e di investimento in linea con questo contesto. L'esperienza degli ultimi 2 anni ha fatto emergere nuovi valori nella società, competenze e conoscenza, maggiore fiducia negli altri e sostenibilità dell'azione umana saranno aspetti sempre più centrali e questo porterà, insieme ai cambiamenti strutturali come l'invecchiamento della popolazione e il progresso tecnologico, a definire i business vincenti nel medio-lungo periodo, come spiega Andrea Ragaini, vice direttore generale di Banca Generali. L'attenzione crescente verso le tematiche E, S e G, vale a dire quelle strategie delle imprese che sono attente all'ambiente, all'inclusione sociale e alle regole di buon governo aziendale, non è un fenomeno passeggero. Sempre di più i consumatori giudicano le imprese alla luce di questi parametri e sempre di più i risparmiatori ne tengono conto nella costruzione dei loro portafogli di investimento, perché le realtà sostenibili sono più virtuose e sono orientate a una crescita senza rischi eccessivi. Numerose ricerche internazionali hanno dimostrato che scegliere un investimento sostenibile non significa dover rinunciare a qualcosa in termini di rendimento. Quindi scelta responsabile e obiettivi di performance possono coesistere. Un concetto che vale sia per gli investimenti azionari che per quelli obbligazionari. Questo è molto vero. La sostenibilità migliora il risultato complessivo perché l'analisi ESG intercetta fattori di rischio che un'analisi puramente finanziaria non riesce ad intercettare. E poiché i risultati finanziari sono sempre una funzione del rischio, il rapporto tra rendimento e rischio degli investimenti ESG è migliore rispetto allo stesso rapporto per gli investimenti tradizionali. In questo contesto il mondo della consulenza finanziaria da una parte e del risparmio gestito dall'altra può svolgere un ruolo centrale nell'affermazione di un modello di sviluppo sostenibile, spingendo da una parte gli investimenti verso le aziende virtuose che adottano politiche responsabili e allontanandoli dalle imprese che non lo fanno. L'analisi della sostenibilità di un'azienda passa anche dalla valutazione del suo impatto sulla società, oltre che sull'ambiente. La pandemia ha posto più enfasi sull'etica delle aziende, sui comportamenti che adottano non solo nei confronti dei dipendenti,
ma anche rispetto all'intera comunità, tanto che oggi è difficile immaginare un'attività che possa risultare vincente senza etica. Sempre più spesso i consumatori nelle loro scelte di acquisto ricercano aziende di cui condividono i valori di fondo, sia per quanto riguarda l'ambiente che per ciò che concerne la società. Nel mondo post-Covid risulteranno sempre più importanti le aziende che favoriscono l'inclusione sociale. E uno dei temi di investimento più interessanti consiste quindi nel puntare su lavoro e istruzione, elementi che aiutano a ottenere fiducia e stabilità finanziaria. Sono legati alla sfera sociale anche gli investimenti focalizzati sui servizi di assistenza alle persone, nonché quelli connessi ai viaggi, alle esperienze culturali e all'intrattenimento, tutte componenti che contribuiscono alla piena realizzazione degli individui. Moda, design, tendenze e lifestyle. Like, tutto ciò che piace. Vi dà appuntamento alla settimana prossima.